Capitolo 19, l'abisso di Avery. Beh, Elena, ci inoltriamo in questo abisso, in questa cripta. Vediamo un po' dove ci conduce. Bloccato. Guarda, tracce recenti. Sono passati di qua. Ci sono bene. Procediamo con cautela. Sì. Merda. Ma oh. Ci siamo. Mi sono perso, dove sto? Ok, da qua siamo arrivati, quindi aspetta Elena, perché... Qui è chiuso. Le tracce conducono in questa direzione, che è l'unica via. Soldati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Sì. Solo un imbecille la userebbe qui sotto. Sì, non sono molto svegli. Oh oh. Hai delle batterie di scorta? Sì, sì, ma so... aspetta. Una specie di trappola mortale? Sì. Sì, sembra sì, proprio di sì. Sono riusciti a superarla. Basta seguire le tracce. Allora, quindi, qua, siamo sicuri? Mi fido poco io. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. Cosa? Quindi se passo qua... A posto. Volevo fare una prova. Scusa, Elena. Questo non l'ho fatto apposta. No, no, dai, dai, seriamente, dai. Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti dalle impronte. Cosa? E... andate. Come ha fatto Sam a capire... dove passare? Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Quindi? Ehi, basterà togliere di mezzo... Riusciamo a passare? No. Cavoli. Cerchiamo un'altra strada. Non mi lasciare proprio ora. Merda. Forza. Dai. Ehi, hey, hai ancora l'accendino di Sam? Sì. Sì, sì, giusto. L'abbiamo trovato l'accendino. Andiamo. Dai, dai, dai. Ma non funziona neanche l'accendino, dai. Scarico, è ovvio. Ha fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca. Tranquillo. Ho dei fiammiferi. Ah. No, non vedo niente. Ecco fatto. Cazzo, dove sto? Ella, aspetta. Oh, scusa, un attimo. Ciao. Di qua. Aiala, Ucci. Oh. Grazie, sei stata previdente. Uno dei due deve esserlo. Forza, cerchiamo un passaggio. Beh, sì.
Che atmosfera romantica. Meno male che c'è Elena con noi. Sì, è vero. Quindi dobbiamo trovare un'altra via, non lo so. Da qua sopra. Ehi, promette bene. Se ti spingo? Sì. Andiamo. Ok, forza, dai. Ok, vieni su. Ok, grazie. Occhio alla testa. Sì. L'ho già sbattuto un paio di volte, quindi sono abituato. Attenzione. Wow. E questo cosa sarebbe? Inquietante. Inquietante. Le mani che mi derubarono. Ormai Avery non tentava neanche di nascondere la sua follia. Questo posto non mi piace. Neanche a me. Andiamocene. Ehi, guarda. A Avery avanzavano delle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Sicure? Sì. Odio quando fai la sapientona. Kebe. E questa cos'è? Cazzo! Che cazzo era? Sì, più o meno. Che cos'era? Una trappola. Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto. Ok, sta attenta. Io? Sei tu che ci sei salito sopra. Ok, starò attento. Merda. Sì, vabbè, ma... Cazzo. Sì, per ora a posto. Preferisco tenere le distanze. Già. Cazzo, 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 cazzo! Beh, ora sappiamo cosa ha provocato le esplosioni di prima. Sì, ora capisco il motivo di tutti questi crolli. Nate, ho trovato una scorciatoia. Sicura sia una scorciatoia? Mi piace essere... Ne ho trovato un vicolo cieco, quindi... D'accordo. Usiamo la scorciatoia. Altri ciondoli umani. Merda. Cazzo. Non credo siano evitabili questi, eh. Sì, ma di qua non si passa più. Ottimo. Non esplodete, per favore. Ehi, attento. Sì, stai attento. Morti. Morti. Avevo chiesto per favore. Cazzo, cazzo. Fottute mugne kamikaze. Via. Aia. Oh merda. Via. Oh, aia. Non credo faccia bene respirare questa roba. Nate, stai bene? Bene, bene, non tanto. Peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando? Dove cazzo sto? Nate, attento. Sì. Qui Avery ha scelto lo stile egizio. Peccato che queste mummificazioni non siano state volontarie. Ok, sono passati per di qua. La pista. Le impronte vanno di qua. Di scatola in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calmati, ok? No, calmati tu.
adesso qua. I nostri amici devono essersi distratti. Sì. Nessuna traccia di Sam. Lo troveremo. Oh, bastardi. Attenzione. Occhio, occhio, occhio. Elena, però spostati perché ti becchi una pallottola in testa. Ma vaffanculo. Elena, non sei sicuro là? E muori. Siamo morti noi. Va? E che cazzo. Aia. Immaginare il suo albero di Natale. Ci siamo allontanati dal percorso degli altri. Dai, cerchiamo di recuperare. Ma ciao. Oh. Quindi gira in. Scusa. Sembra di sì. Cavolo. Questo era un uomo di Avery. I morti non parlano. Sì, i pirati di Tew. Sì, si vede. Scusa. Ehi là. Sembra una chiave. Cos'è quel messaggio? Vediamo, Tenente Barton, in questo momento Avery sta preparando la fuga. Se gli permetteremo di salpare, svanirà nel nulla insieme al nostro tesoro. Questo passepartout aprirà le porte nei recessi dei tunnel. Ma state attento, tenente. Lui si aspetta di essere seguito. Mentre voi siete accerati i tunnel insieme ai vostri uomini, io condurrò a valle un manipolo di alleati per provare a tagliargli la strada. Se Dio ci assicurerà la vittoria, domani al tramonto torneremo a essere pirati e veleggeremo verso porti sconosciuti con il tesoro nella stiva, il vento in poppa e la libertà di scegliere il nostro destino. Buona fortuna, capitano Thomas Tew.
Sul retro ci sono dei simboli. No, aspetta, aspetta. Dai, cerchiamo una serratura. No, voglio vedere i simboli. La trappesca. Teschio, 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 teschio. Non lo so, vediamo, dai. Mi ricordo un cazzo io. Oh, mamma. Ah, merda. Sto bene. Non sto bene. Ma manco per il cazzo. Vabbè, indietreggiamo. Stai per esplodere, eh? No? Questo tizio doveva essere paranoico. Minchia. Oddio, oddio, oddio. Oh! Cazzo. Ok. Avete finito? Grazie. Dove sto andando? Ah, le ossa appese erano più inquietanti. Anche questi non scherzano. Ma gli darei un 3 su 10. Io dico 4. Ah sì, 4. Le orecchie. Sì, stiamo decisamente scendendo. Ok, un'altra trappola mortale. Già, nessuna impronta da seguire. Vabbè, ma allora. Non hai detto che ci sono dei simboli sulla lettera? Sì, ci sono dei simboli, scusa, aspetta. I simboli corrispondono a quelli sui pali. Tio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Quindi, nel riquadro del teschio si va a sinistra e poi destra. Andiamo con cautela. Nel riquadro del teschio, sinistra e poi destra. No, però dobbiamo guardare la posizione delle figure, quindi. Quindi in teoria queste due non esplodono. Ok. Dunque, poi. Sì, ma qua non posso andare, qua non posso andare, dritto non posso andare, ma scusate. Qua non posso andare. Questo è girato, quindi se è girato. No, in realtà qua potrei andare. Quindi qua e poi qua. Ok. Quindi qua e qua, ok. Poi. Poi in realtà. Dritto. Ok, partiamo con il piede giusto. Ok. Seguimi, d'accordo? Sì, ma fai attenzione. Faccio sempre attenzione. Parla quello che ha fatto esplodere tutte le mummie del circondario. Beh, sai, non che ridi? Mi sono preso io l'esplosione in faccia. Sono diventato sordo.
Qui c'è la barchetta. Quindi la barchetta è girata da questo lato, quindi qua, in teoria. Se mettiamo piede qua, facciamo una brutta fine, quindi andiamo dritti. Ok, quindi qua possiamo andare, ok. Andiamo dritti sempre. E basta con questo suggerimento. Fin qui tutto bene. Sì, tocchiamo ferro. Meglio di no, magari hanno messo. Sì, giusto. Ma pure, ma non ho messo. Che cazzo. Allora, qua abbiamo la croce. Che è girata così, quindi qua. No, ho sbagliato. Vabbè, quindi qua, qua. Porca puttana. Qua, qua. Qua, qua, qua. Qua. Qui, qua, qua. E poi... Mi confondono queste cazzo di cose. Sempre qua. Il teschio. Ok. Boh, 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 zitti, zitti, posto, posto. Fatto. Ecco la nostra via d'uscita. Mio Dio, questi sono i resti degli uomini di Tew. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. E amava ancora di più far esplodere le mummie. Già, cerchiamo di muoverci con cautela. Abbiamo la chiave, dai, dai. Chiave. Chiave. Ehi, e se è una trappola? Beh, non abbiamo. Scopriamo, scelta. Oh, mamma. Ma ho un buon presentimento. Sì? Forza. Ok. Hai visto? Oh, ecco. Beh, almeno non siamo saltati in aria. Oh, merda. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco, aiutami a farlo dondolare. È meglio sbrigarci. Oh, cazzo. Dai, 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 dai. No, porca miseria. Via. Via, 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 via. Tempi, eh? Elena?
Elena. Ehi. Ehi. Elena, andiamo. Elena. Ah, il mio eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No, non è divertente. Oh, tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un cazzo di infarto. Oh, fammi sentire. Cosa? Mi sembra in forma. Lo sai che questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato? Sì, proprio tutto. No, no, neanche per sogno. Guarda, hai fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare. Bel discorso. Un bel discorso. Quello deve essere Sam. Forza.